gli lancia proprio un amo e li stordisce quasi, ma li sveglia e richiede: domani ci sarà un compito, non vi dico il titolo subito, glielo dice il giorno stesso, scrivete il vostro curriculum vitae come se doveste presentarvi per una domanda di lavoro, per chiedere un lavoro. I ragazzi rimangono impappagliati e va bene, l'episodio eventualmente lo vedrete e lo leggerete. La mia domanda è questa: se dovessi scrivere brevemente, perché il curriculum vitae non può essere un racconto vero, deve essere una manifestazione diretta, se tu dovessi riassumere e dare il tuo, per sommi capi, il tuo curriculum vitae, cosa diresti? Cosa scriveresti in quel tema che ti chiese il professore, che qualcuno disse: ma professore, ma come facciamo a scrivere che non abbiamo ancora vissuto? No? E lui ha detto: i sogni sono importanti, perché le prospettive si aprono se si sa sognare, se si sa guardare al futuro e guardare anche al presente, no?